Nella vita privata io credo di essere poco chef, sono un assaggiatore, piace molto la cucina internazionale, ma internazionale io parlo di cucina molto semplice, non la nouvelle cuisine o comunque quelle strane. Il sushi, comincio piano piano a entrare un po' in quel mondo lì, però ancora il risotto alla milanese, la cotoletta, insomma, per me vanno bene. Tanti anni fa avevo esordito con un personaggio che era il cuoco toscano ed era lo chef. Sono contrario alla pentola a pressione, in Siria si vede la cottura. Come dite cottura a Milano? Dite cottura. A Firenze noi si dice cottura. Ed era già un primo passo, ma si parla che eravamo gli anni 80. Oggi in televisione è diventato un grande spettacolo, un grande show, cercare di raccontare come si può migliorare la nostra alimentazione. Una calamarata di gamberi con dei supplì, col vino lambrusco, quindi è un piccolissimo messaggio, perché questi film non è che poi lasciano messaggi così importanti, ma che in fondo il food italiano può vincere, come nel nostro caso, anche al G7. Beh, chiaramente quando fai un film su un argomento ti devi un po' argomentare, appunto, e quindi si è trattato però soprattutto di uno studio un po' alla rovescia, nel senso che si andava alla ricerca di cibi che erano molto importanti e poi sostituire gli ingredienti con degli ingredienti veramente che non ci azzeccavano assolutamente l'uno con l'altro e che alla fine producevano un piatto schifoso. Però invece abbiamo dovuto anche pensare agli impiattamenti, alle cose, come venivano presentati i cibi. Beh, quando si fa un film su un argomento chiaramente ti devi documentare, anche, ripeto, nel nostro caso alla rovescia. La cosa bella di questo film è stato proprio che si può dare, diciamo, lustro e a chi non piace la cucina napoletana, alla grande cucina napoletana, per cui io cucino una bella calamarata di paccheri e una bella minestra maretata, che è proprio quella che si mangia a Santo Stefano il 26, che sapete cos'è, no? Se lo sapete bene, se no non ve lo dico, perché è un segreto proprio della cucina napoletana, che poi ognuno fa la minestra a modo suo, c'è chi ci mette i rimasugli di tutto quello che sono anche il pasto natalizio, poi ci sta una carne particolare, una verdura particolare, sai, a minestra maretata, senti già l'odore. Ciao gambero rosso, mi raccomando, alla grande.